Il clima di intensa collaborazione e di solidarietà vissuto in quei giorni con Antonio Simon Moss, giorno dopo giorno ed entusiasmo dopo entusiasmo, rimane per sempre nella mia memoria e nel mio cuore. Occorre anche che io dica a chiare lettere che quella è stata per me, come penso che la sia stata anche per lui, una stagione meravigliosa. Un momento magico della nostra vita che ci ha regalato, insieme a tante esperienze nuove, sia nel campo culturale che in quello umano ed artistico, la scoperta di una totale confidenza fra noi, di una vera e propria complicità spirituale, il senso profondo di una spontanea ed appagante amicizia che non può assolutamente ancora oggi avere un termine. Non che io rida in disprezzo, in me c'è il buono, saggio amore della vita. In questo mondo di altrui fatti e pensieri ospite sono, e la cheta ironia è la mia presenza. C'è tutto mio padre in questo. C'è la bontà, c'è la saggezza, c'è la infinita curiosità per la vita, ma non la curiosità di chi vuole possederla, ma la curiosità di chi si sente ospite. E io credo che questo sia lo sguardo dell'antropologo, la capacità di sentirsi ospite e potere quindi osservare e studiare con estrema cautela, con estremo rispetto.